Cartoline poetiche da Acqui Terme, da un'idea di Alessandro Malaspina Pola e Cristina Saracano. Letture di poesie di entrambi, recitate in varie situazioni e angoli caratteristici della cittadina termale. Buon divertimento! Ciao! Io giorno di ferie e sono venuta ad Acqui a trovare l'amico Alessandro Malaspina Pola. Mi trovo qua in Piazza della Dolorata, una chiesa bellissima, una piazza bellissima. Però oggi faremo un po' di poesie insieme, infatti c'ho anche la maglietta. Che roba, continuiamo, dai, la parola ad Alessandro. La nostra idea oggi si chiama Cartoline poetiche e siamo ad Acqui Terme, quindi Cartoline poetiche da Acqui Terme. Gireremo la cittadina come se fossimo dei turisti, soprattutto io che ci abito da 20 anni, comunque faccio finta di essere un turista, porto le mie amiche in giro e in ogni location della città, in ogni locazione, leggeremo una poesia, naturalmente nostra, certo, bisogna ben sponsorizzare la nostra creatività. A dopo, ciao, bacioni. Viva la vita! Viva la gente un po' pazza! Viva chi si sente sempre una ragazza! Viva il sole, le aiuole, le dolci parole! Viva la brezza, viva qualche carezza! Viva la gentilezza! Viva i colori e chi guarda fuori! Chi viaggia con gli occhi serenamente! E chi se ne frega allegramente. Viva chi lotta e poi spera, e chi fino a sera pensa con gioia infinita. Viva la vita! Vai. Io amo la dignità della formica che trasporta quelle briciole, amo la costanza dell'ape laboriosa che coglie dolcezza per poterla donare. Amo il canto del grillo nel campo di girasoli, estasiato di luce. Conosco ora meglio i contesti degli insetti della vita quotidiana. Noi giochiamo a nascondino, abbiamo torto e ragione. Abbiamo ragione e poi abbiamo torto, di volta in volta. Siano pure le zampe o altre prelibatezze, le nostre illusioni ottiche. Resisto, ho una resistenza da non credere, resisto alla fatica, sono piccola ma forte, resisto al dolore, soffro al buio e in silenzio, ma poi passa, perché io sono molto resistente, resisto, perché lotto, per i desideri, per le cose giuste, per gli amori possibili e anche per quelli impossibili. Resisto perché il cielo è a portata di mano e in mezzo alle rocce spunta anche qualche fiore. Ogni giorno è un bel giorno e se non resisto non lo posso trascorrere. No, io no, le dico di no! Tu dici sì, tu sì, è un labirinto stretto, sembra un videogame, se ti siedi più in alto di me, se gli scelti di trigonometria, conosci gli angoli, le seccanti, no! Non conosci me, io no. Mi sono trovato annosso in un labirinto cibernetico. Il minotauro è l'intelligenza, e l'intelligenza artificiale non sa leggere, non sa scrivere, non sa fare il conto. Però c'è il preghiera. Labirinto.
diversi versi van cercando l'inverso della loro versione. La versione dei versi diversi è all'inverso. Siamo qui, davanti alla bollente. Noi siamo quelli che fanno sempre poesia, perché la poesia è nelle cose, è nelle persone, è negli sguardi, è negli imbarazzi. La poesia è una traccia viva che ti fa vivere. Come sei quando ti siedi? Come sei quando ti alzi? Come sei quando prepari caldo il caffè? Come sei quando aspetti? Come sei quando ti svegli? Come sei adesso che vivi? Dimmelo. Questi sono per da balle, che non vogliono lavorare in fabbrica, timbrare un cartellino o chiedere un permesso per andare a un matrimonio o a un funerale. Gli artisti sono tutti matti, sono matte le loro teste, le loro case, disordinate, impolverate, impregnate di quella roba lì, l'arte. Alle 10 del mattino li trovi al bar. Conoscono tutti ma non salutano nessuno perché loro sono artisti. C'è chi dipingerebbe volti più belli che nelle fotografie. C'è chi gira con biro e matita in tasca e scrive poesie all'angolo della strada. E c'è chi suonerebbe fino alle 2 di notte svegliando i vicini. Perché l'arte è una cosa seria, non va maltrattata. L'arte è una suggestione, è come una carezza. L'arte è un atto d'amore. Il cranio granuloso che tieni fra le falangi, superstite Amleto, non risponde a nessuno, tranne che a te. Ridi, piangi, e iacobi, spettori. Un giorno sarai tu, il cranio granuloso, che terrà tra le falangi un superstito Amleto, non risponderà a nessuno, tranne che a se stesso, ridendo, piangendo, eiaculando, espettorando. Quelli del mattino presto, quelli del mattino presto, fanno lavori ingrati, puliscono sterco dimenticato che si vede solo all'alba. Quelli del mattino presto hanno la faccia stropicciata, i letti disfatti, i sogni interrotti. Hanno visto poche stelle, camminano svelti nel silenzio dei topi morti. Quelli del mattino presto, d'estate, sentono il ronzio di una mosca, incazzata perché è più sveglia di loro. Fanno l'amore a mezzanotte e pensano all'amore alle 6, sniffando dentro una caffettiera e tra le vetrine dei fornai, alla ricerca di qualcosa di buono, scordato tra i ritardi della vita.